Death Note, film prodotto in Russia nel 2017, diretto da Kantemir Balagov, suo esordio alla regia, ambientato tra la prima e la seconda guerra cecena, narra la storia di una famiglia ebrea sconvolta dal rapimento del proprio figlio e della sua fidanzata prossime alle nozze. Dovranno affrontare una grande dei grandi sacrifici per accumulare la somma del riscatto che i rapitori richiedono. Il soggetto che spicca di più è Elena, tra l'altro la sorella nonché protagonista del film. Sarà colei che subirà di più di tutti la pressione nei confronti della comunità e quindi di conseguenza dalla propria famiglia. Comunità restia, malfidente e quasi pregiudizievoli verso Elena, che sarà malvista nei riguardi della comunità proprio perché si frequenta con Zalim, un ragazzo di etnia kabarda, due etnie quasi rivali, se vogliamo dire, che a vicenda si denigrano. Il film ha delle atmosfere create sapientemente dallo sguardo di Kantemir, e la bellezza sta nei silenzi alienanti, ma suggestivi, che secondo me in pochi riescono a padroneggiare. Sta nelle luci, che danno un'identità peculiare al paesaggio, e nelle situazioni sibilline che restituiscono allo spettatore perfettamente l'oppressione che in quel periodo di quella straniante stasi. Piccola nota a margine: Kantemir Balagov è un pupillo del grande regista russo Sokurov, nonché in questa pellicola Sokurov anche produttore del film. Non mi resta altro che augurarvi buona visione. Il film che andremo a vedere è Death Note.